Ciao, questo video è sulla difesa Caro Kann, sempre. Abbiamo detto che c'è una posizione fondamentale che è la Caro Kann aperta, in cui si giocano queste mosse e si arriva a questa posizione fondamentale. Abbiamo visto che una delle mosse più giocate è cavallo D7, oppure alfiere F5, ma ce n'è anche un'altra, e cioè cavallo F6. Una mossa in realtà un po' minore. Il nero accetta di avere un pedone doppiato praticamente, perché adesso ovviamente il bianco proverà ad approfittare di questa situazione mangiando il cavallo e il nero deve decidere cosa fare. Sicuramente però si troverà con un pedone doppiato. E quindi il nero spera di ottenere qualcosa, qualche piccolo compenso da questa doppiatura. Il bianco però in realtà fa bene a mangiare il cavallo perché ha già raggiunto un piccolo obiettivo strategico, cioè ha rovinato la struttura pedonale una volta che il nero ricattura, senza però perdere qualcosa in cambio. Cioè il bianco cambia un cavallo per un cavallo, quindi non c'è neanche la perdita magari della coppia degli alfieri, e rovina la struttura del nero. Il nero cosa spera di fare ricatturando con il pedone E? Spera di avere un arrocco solido, cioè la massa di pedoni nera a est gli darà un arrocco corto più solido. E inoltre avrà gioco sciolto perché avendo catturato col pedone E può far giocare i pezzi. L'alfiere camposcuro si è attivato, può entrare in gioco. Il problema è che è vero che ha l'arrocco solido, è vero che ha gli alfieri attivi, però ha concesso al bianco un vantaggio per il finale, e cioè la maggioranza di pedoni a ovest. Ossia, se noi immaginiamo di togliere tutti i pezzi, una volta cambiati tutti i pezzi, il bianco avrà un vantaggio dato dalla maggioranza di pedoni 4 contro 3 del nero, che in finale danno un vantaggio, cioè il bianco si creerà un pedone passato sul lato di donna e il nero non potrà fare altrettanto perché i pedoni doppiati sul lato di re valgono come uno in finale, possiamo dire così, e quindi si troverà con un finale in cui il bianco si crea il pedone passato sul lato di donna, il nero non può farsi nessun pedone passato invece sul lato opposto. E quindi questo, diciamo, mi fa dire che la variante in questione, cavallo F6, non è la migliore per il nero, perché io non giocherei, insomma, tanto volentieri questa posizione, per il semplice fatto che giocare tutta la partita sapendo che hai il finale perso, cioè giocare con l'ansia di dover vincere il meglio gioco, non è proprio, come dire, una prospettiva allettante, quindi questa è la variante. Qualche giocatore prova a prendere anche con il pedone G. Il problema qui però è che adesso il nero da che parte arrocca, cioè è una posizione un po' difficile. C'è qualcuno che ha provato, per esempio Bronstein, giocava questa cattura, però anche qui non è una posizione facile perché il nero avrà un arrocco corto un po' più debole, sempre se arrocca, perché molte volte neanche arrocca. Insomma, posizione un po' difficile da giocare con tre gruppi di pedoni, cioè il nero ha tre isole pedonali, che è una situazione un po' difficile, insomma, quindi diciamo che anche questa variante non è facile. Di solito ricatturano con il pedone E i giocatori che giocano questa variante, però anche qui, ripeto, c'è il finale perso, quindi non è, sì, perso, vabbè, ovviamente se il bianco sa vincerlo, bisogna saperlo vincere. Però diciamo è un finale non favorevole al nero di sicuro. Bene, questa è l'apertura. Abbiamo visto quindi l'ultima possibilità di risposta in questa posizione. Quindi ricapitolando, abbiamo questa cavallo F6, abbiamo cavallo D7.
E abbiamo alfiere F5 che abbiamo detto forse è quella più lineare come risposta. Bene, questo è la conclusione quindi della carocanna aperta in generale. E ci vediamo nel prossimo video.